confessioni segrete di Jebediah Springfield. Chi legge questo sappia che nella mia vita c'è molto più di quanto registrò la storia. Innanzitutto non ho domato il leggendario bufalo. Era già domato. Io gli ho solo sparato. Secondariamente è un nome che mi sono inventato, quello di Jebediah Springfield. Fino al 1796 ero Hans Sprungfeld, pirata pluriomicida, ma i babbei di questa città non conosceranno mai la verità. Oh mio Dio, l'eroe della nostra città è un impostore. Scrivo questa confessione per far sì che la mia infamia sopravviva al disfacimento del mio corpo annientato dalla difterite. Ecco. Medicuccio! Cosa diresti se ti dicessi che Jebediah Springfield non è così eccezionale come ci hanno fatto credere? Guarda, in realtà Jebediah fu un perfido pirata di nome Hans Sprungfeld. La sua lingua gli fu troncata con un morso da un turco durante una scazzottata. Niente lingua, eh? Come faceva a parlare, a mangiare, a ridere, a leccare il gelato? Aveva una protesi d'argento al posto della lingua. Sì. Può andare. Fu uno degli uomini più malvagi del decennio 1780 e tentò di uccidere George Washington. Pezzo d'un vigliacco! Dammi tutto il tuo denaro! Giammai! Ho messo le stelle bianche che voleva, ma non sono riuscita a trovare i cuori rossi, le lune gialle o i trifogli verdi. Va bene, la userò, ma non intendo pagare. Ma nessuno mi crede. Fai le prove! Possiamo andare a prenderci quella confessione dal piffero di Jebediah. Davvero? Andiamo! Possiamo usare la mazza da baseball per fracassare la vetrina. Niente mazza da baseball. Oh. Salve, signor Halbach. Oh, sei tornata. E hai portato un amico. Banditore, vorrei farle un paio di domande. Uno, dov'è il piffero? Due, mi dia il piffero. Sì, fermo! Io rispetto la sua professione di banditore, ma questo esula dalle sue competenze. Ah, davvero? Beh, infili questo nel suo piffero e se lo pippi. Ma cosa? Quella è la confessione segreta di Jebediah, dimostra che era un impostore. Vediamo un po'. Le confessioni segrete di Jebediah Springfield. Ah, temo, Lisa, che tu sia stata ingannata da un falso lapalissiano. Sfortunatamente la ricerca storica è infestata da questo genere di imbrogli. Questa cosiddetta confessione è falsa tanto quanto il testamento di Howard Hughes, i diari di Hitler e la ritrattazione dell'emancipazione. Ma spiega perché non si sa niente su Jebediah prima del 1795. Sino ad allora egli fu Hans Sprungfeld. Ah, questo è madornale. Ora fuori! Sei espulsa da questa galleria della storia. Tu e i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Per 3 mesi. Tu, cosa fai qui? Avevo ragione riguardo a Jebediah e ora posso dimostrarlo. Per favore, ancora con quella tiritera. Non hai danneggiato abbastanza Jebediah con le tue favolette di navi pirata, di scazzottate e di una lingua d'argento che non si trova? Questo è perché l'ha rubata lei. Menzogna! Sono un antiquario, dannazione. Il mio compito è quello di scovare la verità. Ma quando ha scoperto la verità non ha potuto accettarla. Non poteva sopportare l'idea di aver dedicato la sua vita ad un impostore. Perciò ha insabbiato tutto. Non è così, no, non è così. No, questo è madornale. Insomma, non potevo e tu non puoi. Adesso basta. Dov'è la lingua d'argento? Credevo che nessuno l'avrebbe mai cercata. Quando ho forzato il coperchio della bara, era lì. Quella lingua scintillante che spuntava dalla sua bocca avrebbe distrutto la mia carriera. Ma che dico, la mia vita! Prima che la polvere si posasse, me la sono infilata in tasca. Speravo di avercela fatta. Infatti, finché non ho pensato che le confessioni di Jebediah dicevano più di quanto egli intendesse dire. Come è potuto entrare in possesso di questo? Sprungfeld deve averlo portato via con sé quando scappò dopo la lotta. Esatto! Questa celebrazione è una farsa.